Alla scoperta della casa di Hans Christian Andersen insieme a Questa è la casa di Andersen, questo è il letto, c'è già una cosa un po' normale, lo possiamo far vedere. Ricordando che i maschietti dell'epoca erano 1,60 m, questo è già un letto. Andrea, vieni a fare una prova se entri nel letto del padre di Andersen. Non ce la fa, non ne ha fatto. Va bene il letto per te. No, cioè, Di no. cosa hai detto prima? Come facevano a fare cosa? No, mi smontate le sponde che non riesco a riposare, ma pensa a Matteo Piano qua dentro, poveretto, come fa a dormirci? No? C'è piano sotto. Faccio piano. Vai, caro. L'acaro di Andersen. Ci guarda, la salutiamo. Ecco Andrea. Ah, mi sono pronto. Dai, dai, ma è un museo. Queste sono cose. È un museo, ma se non so storia. Ho capito, madonna mia. Aspetta, ma questo è il. Dove dormiva il vivo. C'è un po' di trucchi, aspetta. Ci sbatto pure io, faccio. E basta anche per le casse. Questa è la stanzetta. Questo praticamente è un 160 metri quadri con la stanza del bambino. C'è l'angolo cultura. È fantastico. Su casa.it lo trovi. Di Odense questo. Poi c'è lo studio, eh. Ah no, c'è la cucina. Città nel 1805 non c'era, qui accendevi questo, alla fine mangiavi e ti guardavi anche in faccia. Sì, beh, non puoi neanche votare, però. Non è così per forza. Non c'era la televisione, non c'era la televisione. No. Non c'era internet. Però sai cos'è? Potevo comunque dare una mano all'epoca come del ragnatore. E con i capelli così potevo tirare via le ragnatele. Sono piccoli proprio, no? Sì. Di muro, devi saltare, spingere continuamente verso il basso. Se vedete, è un allenamento continuo. Spingi, spingi, spingi. Resisti, spingi. Poi in mezzo a 60 l'hanno portato, diciamo, con tutte le qualità. Hai preso? Preso. No, questa vabbè, cioè. Questa è roba, un cazzo. Non ce la sento, guarda. Fighissimo. Poi mi piacciono queste inclinazioni. Mi piace questo design. Sì, vedi, sono tutto quanto obliquo, sembrano questi tagli, capelli strani, guarda, guarda che bello questo. C'è pure Flounder.